Cerioli per l'invito che mi ha rivolto a partecipare a questa serata già mesi fa. Insomma, sono parecchio tempo insomma, che stiamo girando intorno a questo evento e devo dire la verità, mi ha fatto molto piacere perché Bellagio è una bellissima location, un bellissimo luogo dove venire a fare una presentazione sicuramente, ma poi è un paese talmente ricco di storia e appunto anche che vagamente e non tanto vagamente ricorda anche questi eventi, che insomma, come dire, è un po' uno sbocco naturale se vogliamo, sotto tanti aspetti, quindi è un piacere doppio essere qua questa sera, quindi vi ringrazio innanzitutto per essere voluti essere presenti e ovviamente Alessandro per avermi invitato. Io stasera presento questo libro che si intitola Fulvero Editto, Costantino e il Cristianesimo fra storia e leggenda, edito da Ancora Editrice, una casa editrice di Milano. È un saggio, come vedete, snello, leggero, molto rapido, 96 pagine. Lo scopo di questo testo è quello di rendere il più possibile, diciamo, edotti o comunque di divulgare il più possibile questo evento nel 1700 anniversario, che sapete insomma tutti, 313, quest'anno è 2013, quindi sono 1700 anni esatti dall'anniversario della promulgazione dell'editto di Milano, cosiddetto editto di tolleranza. Febbraio, esatto, quindi siamo proprio nel perfetto momento storico, almeno così si suppone, perché poi dato che non c'è l'originale documento, ma di questo poi parliamo magari, diciamo con molta probabilità a febbraio, ecco, poi dopodiché la data esatta non la conosciamo, però diciamo che tendenzialmente gli storici sono concordi su febbraio, quindi siamo nel momento, diciamo, storico in cui ricordiamo l'evento e quindi il 313 e il 1700 anniversario sono quindi un evento che ha dato un po' là, o ha dato la casualità o l'occasione per parlare quindi di questo editto, che è comunque una data fondamentale, direi epocale, per la storia d'Europa, ma non solo, del mondo, dell'Occidente sicuramente, perché è stato l'editto, quello di Milano appunto del 313, Costantino e Licinio, che ha equiparato il cristianesimo a tutte le altre religioni lecite nell'impero, quindi togliendola nell'alveo che in cui appunto era stata relegata fino a quel momento di religione illecita e quindi perseguitabile, e infatti sappiamo tutti che cosa è successo, poi lo vediamo anche durante la presentazione, togliendola quindi dal novero delle religioni illecite, diventando una religione lecita a tutti gli effetti, quindi equiparata a tutte le altre professate nell'impero, ha gettato le basi di fatto al successo, alla fortuna del cristianesimo. Ricordiamo, qua siamo nel 313, 70 anni dopo, nel 380, abbiamo l'editto di Tessalonica da parte di Teodosio, che è il secondo atto importante, diciamo, del periodo, in cui addirittura il cristianesimo diventa invece religione dell'impero, ufficiale dell'impero. Quindi in meno, diciamo, di 70 anni, grosso modo, è cambiata la storia dell'Occidente, da una religione perseguitata, fuori legge, illecita, alla religione ufficiale, pensiamo un po', dell'impero. Quindi, insomma, una rivoluzione, potremmo dire così, copernicana. Ovviamente io premetto che sono una medievista, ossia mi sono sempre occupata di storia medievale, mi occupo correntemente anche di Celti perché è l'altro periodo